Campionato belga al Beveren e poi il ritorno in Italia. Maresca, poi sulla scivolata di Cannavaro, poi tosto Cordova, altro intervento non felicissimo da parte del colombiano. Cannavaro non riesce ad evitare la rimessa laterale, forse qualche problema anche di visibilità. Intervento pulito, rinvio verso Montagno. Cannavaro, la seconda stagione con la maglia dell'Inter. Zanetti, Cannavaro, Crespo, palla che passa fra tre avversari, poi preciso però il suggerimento in verticale per Hübner, quindi il fallo di Montagno su Fabio Cannavaro. Però Maresca ci ha fatto vedere una grandissima giocata, grandi doti tecniche, non ha paura. Crespo, il traversone basso, Cannavaro, palla centrale per Di Francesco, limite, Hübner, non si chiude, azione piacentina, ma Ministro. C'è spalle alla porta, si gira, si oppone Cannavaro, ancora Grana, la marcia più alta, poi si ferma, limite, Cannavaro si oppone, che del laterale sinistro, altro prodotto della primavera interista del settore giovanile dell'Inter. Montagno, pallone arretrato, Maresca non colpisce bene, attenzione nell'area dell'Inter, un po' di confusione, Cannavaro sbroglia la matassa, la macchia, campo. Quando lui avrebbe i numeri tecnici per giocare con molta più disinvoltura. Fischio di Paparesta, calcio di punizione per il Piacenza, battuto da Tramezzani, altro un ex. Cannavaro di testa per due volte, ancora palla in fallo di fronte a Tramezzani, c'è anche Almeida, pallone filtrante per Di Francesco, di forza entra Cannavaro. Pallone allontanato in fallo laterale, ancora il terzo consecutivo, siamo ancora lì. Tramezzani, palla in aria, allontana Cannavaro, recesso esterno dell'Inter, ancora può considerarsi tale a 5 minuti dalla rimane la salvezza, sicuramente l'obiettivo principale per una squadra e per una realtà come quella del Piacenza.